Aspetta, siamo con Mr. Raimondo Salemi, partita difficile, risultato giusto? Ma diciamo un po' di no, perché i ragazzi la prestazione l'hanno fatto, abbiamo giocato un'ottima partita, purtroppo il calcio a volte è un po' anche bugiardo, perché le occasioni noi le abbiamo avuto, abbiamo fatto una buona, come ripeto, una buona partita, non rimproverare i ragazzi, ma hanno cercato con un massimo impegno di poter portare almeno un punto a casa, purtroppo. Malgrado il possesso palla maggiore, magari soprattutto nel secondo tempo, no, cosa è mancato alla squadra? Ma forse un po' di rabbia calcistica, perché possibilmente i ragazzi i tiri in porta l'hanno fatto, non possiamo dire che la squadra non abbia tirato in porta, però forse è mancato qualcosa in più, proprio la rabbia nel gioco per poter fare gol e poter vincere la partita. Rispetto all'esperienza precedente con il Cianciana, quest'anno il campionato è ancora più duro. Ma quest'anno ci sono molte squadre più attrezzate rispetto all'anno scorso. Vedi il Castellammare, lo stesso Trappeto o lo Strasatti che domenica ha vinto contro il Partinico. Devo dire che sarà dura arrivare anche nei play-off, addirittura sarà ancora molto più difficile poter vincere il campionato. Poi come obiettivo, qual è l'obiettivo? Ma l'obiettivo nostro è quello di giocare partite e vincerle. Man mano vinciamo le partite, poi possibilmente possiamo stabilire il nostro obiettivo. Domenica dove andate? Noi domenica giochiamo con il Real Unione in casa. Quindi un altro derby agrigentino, diciamo. Anche lì sarà dura. Ogni partita avrà sempre la sua storia, o qualsiasi avversario sarà duro, o agrigentino o non. Degli avversari qua della Don Bosco? Un'ottima squadra, è una squadra molto organizzata, con giocatori di categoria superiore, è una squadra che mi piace molto e dirà la sua nel proseguo del campionato. Va bene, grazie.